La proiezione giuridica di questa distorsione logica e semantica è la seguente. Allora, non basta più che la legge faccia il suo mestiere, che è quello di assicurare parità di trattamento a parità di condizioni, come del resto richiede l'enunciato costituzionale dell'articolo 3. No. Si pretende che la legge, con la sua forza performativa, cambi e distorca la natura stessa delle cose, scardinando il principio di realtà e rendendo forzosamente uguale ciò che uguale non è e non potrà mai essere. Il bello è che oggi siamo in presenza di una discriminazione vera, conclamata, effettiva, in evidente conflitto con il principio di uguaglianza di cui è l'articolo 3 della Costituzione. Oggi la legge, con motivazioni fantasanitarie, subordina l'esercizio di diritti fondamentalissimi all'esibizione di un certificato che non certifica nulla, sicché mancano i presupposti di fatto che rendano ragionevole disciplinare in modo diverso situazioni conformi. Eppure l'invocazione ossessivo-compulsiva della non discriminazione tace. Il giochino non funziona più. Prova provata che era un giochino taroccato. Ancora, il bullismo, figlio del venir meno del principio di autorità ed espressione di un disagio diffuso, è un fenomeno reale e dilagante che viene cavalcato, guarda un po', anche questo in modo selettivo, soprattutto in quanto colpisca categorie che devono essere considerate per definizione minoranze oppresse e perseguitate e quindi aspiranti a diventare specie protette. In ogni caso è curioso come gli innumerevoli corsi e progetti nelle scuole, le letture, i laboratori per sensibilizzare a questo fenomeno non siano serviti ad arginare la pratica disinibita del bullismo istituzionale, cioè il bullismo praticato direttamente dalle istituzioni attraverso bassi espedienti intimidatori con cui si mira ad instaurare un clima ostile verso una determinata categoria di alunni e di cittadini da demonizzare per decreto. Anche l'imperativo dell'inclusione si sgonfia, come per incanto, svelando il vero senso recondito di questa parola, che è quello di sacrificare l'istruzione al principio egualitario, in modo che si realizzi, sempre al riparo di una parola carina, perché questo è un aspetto decisivo e fondamentale, l'agognato appiattimento cognitivo e culturale. Cioè, nel nome dell'inclusione, anziché favorirsi uno sforzo comune verso una comune elevazione, per cui i migliori trainano gli altri in una dialettica virtuosa, si giustifica il livellamento generale verso il basso. I ricordi del Novecento, con le loro mille e una celebrazioni, erano evidentemente delle vuote formalità, utili forse, questo sì, per archiviare il male assoluto nel passato, in un capitolo chiuso, non più ripetibile, così da coglierci impreparate a repliche inattese. In ogni caso, che imperversino tuttora queste litanie come dischi rotti, oggi suona quantomeno beffardo. I discorsi d'odio, dilagano indisturbati, nonostante le commissioni parlamentari preposte, gli uffici governativi, vedi UNAR o affini, gli innumerevoli enti dedicati, perché l'odio stavolta è riversato sulla parte giusta, quella che incarna il nuovo nemico oggettivo e delinea i contorni di una nuova blasfemia. E che dire della vecchia, tanto amata, autodeterminazione, nel nome della quale è stata imposta a suo tempo la liceità di uccidere in grembo la vita nascente o più di recente la liceità di sopprimere le esistenze non conformi a fluttuanti standard di qualità. Oggi non viene consentito neppure di decidere di sottrarre il proprio corpo a un trattamento sanitario invasivo, per giunta in fase di sperimentazione, perché altri si può impossessare di quel corpo per scopi che nulla hanno a che fare con la salute del titolare. Il che dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, come quel castello di belle parole, tutto da cima a fondo, fosse in realtà un gigantesco imbroglio. È stato allestito un opulento show, ricco di effetti speciali, che guarda caso si è afflosciato alla prima occasione buona per funzionare davvero. Perché in realtà era un mostro sintetico, fatto di patacche e di paralogismi, funzionali tutti alla cristallizzazione della stessa ideologia totalizzante e totalitaria, che punta alla dissoluzione identitaria degli individui, delle collettività e quindi al controllo totale dell'uomo.
È un repertorio che fa tutto parte dello stesso pacchetto, è partorito dalla stessa regia, è finanziato dagli stessi filantropi, è condensato nelle stesse agende, oggi l'agenda 2030, prima era l'agenda 21, ma è la stessa cosa, che non per nulla viene insegnata nelle scuole a partire dai 3 anni di età. Ci voleva questo colpo di teatro per scoprire il vero senso delle parole avvelenate. Siamo nel tempo in cui le cosiddette narrazioni prevalgono sulla realtà. Le denominazioni prescindono dall'oggetto, lo distorcono o pretendono di crearlo dal nulla. Questo svela peraltro la matrice autoritaria dell'operazione, che si regge solo sulla prevaricazione, proprio perché esclude a priori ogni aggancio alla realtà delle cose. È lo stesso fenomeno che sta accadendo nel mondo della scienza, che è intessuta di affermazioni apodittiche, costruite a scopo mediatico, poi rovesciate nel discorso pubblico e di fatto rese impossibili da confutare, perché è sbarrato l'accesso ai fatti e alla loro analisi. Nel mentre noi, comparse incolpevoli e in parte pure inconsapevoli della messa in scena, assistiamo sgomenti al normalizzarsi dello stato di eccezione, come normalità di un potere dispotico che ha sostituito la politica, cavalcando lo sgretolamento dei sistemi di pensiero che erano stati elaborati in millenni di storia di una civiltà. Il fenomeno degenerativo delle idee, idee politiche, idee giuridiche, ma anche idee estetiche, ha favorito la perdita del senso del diritto e della sua funzione quale strumento al servizio del bene comune, non certo come mazza ferrata da brandire da chi riveste estemporaneamente una posizione di supremazia. Ci troviamo inermi nella landa desolata che è stata dipinta da Agamben con un binomio perfetto, panico e furfanteria. Il fatto è che una volta abbandonato il logos, al suo posto non può che stabilirsi il caos. All'ordine di valori reali da rispettare si sostituiscono i tanti valori fasulli creati in laboratorio, poi promossi dalla compagnia di giro a cui è offerta la ribalta mediatica e infine consolidati dall'acquiescenza dei tanti telespettatori che pappagallescamente ripetono le filastrocche. In una società ordinata, il logos si trasfonde nel diritto, che è uno strumento concepito per essere posto e per essere applicato al servizio di un criterio superiore e oggettivo di giustizia. Da che mondo è mondo, quello tra legge positiva e legge non scritta, cioè tra nomos e dike, è un nesso sempre pericolante, sì, ma fatto per tendere alla convergenza. Viceversa, in una società acefala, dominata dal caos, questo nesso si spezza, il diritto non ha più riferimenti di valore metafisici e salta la gerarchia delle fonti, saltano i principi fondamentali con i riferimenti etico-morali che li trascendono e che rappresentano i cardini su cui si regge non solo e non tanto un ordinamento positivo, quanto un'intera civiltà. La norma diventa un mero involucro formale, paravento nominalistico di una scenografia di comodo, confezionata a servizio del più forte per l'esercizio di un potere assoluto e quindi del tutto arbitrario. Oggi il potere porta il nome di tecnocrazia e di scientocrazia, perché è stato eretto un vitello d'oro in omaggio a una falsa scienza, pretesamente dogmatica, e a una tecnica senza anima messa al suo servizio. La scienza oggi dà oracoli e la tecnica fornisce ai suoi sacerdoti gli strumenti per esaudirli. A dettare la tabella di marcia a passo totalitario sono infatti gli ircocervi dai molti nomi, esenti da ogni controllo e da ogni responsabilità, di cui l'esecutivo si è reso ripetitore, comitati tecnico-scientifici, cabine di regia, task force, mentre ai piazzisti televisivi è affidata la campagna promozionale per la somministrazione universale a fari spenti, di farmaci che si sa per certo non assicurano l'immunità né impediscono il contagio e però grazie a ineffabili proprietà magiche assicurerebbero la prossima sconfitta di una pandemia dai connotati quantomeno balordi. Sappiamo bene come la propaganda sia in grado di generare superstizioni inscalfibili e come su queste superstizioni si fondi la logica del consenso che viene guadagnato soprattutto attraverso la manipolazione dei linguaggi, lo abbiamo visto, e delle idee. Il potere che veste i panni liberal-democratici non ha nemmeno bisogno di usare direttamente la forza
per tenere sottomessi i suoi sudditi, perché li ingloba quale parte integrante di sé, dopo averli plasmati in funzione del proprio perpetuarsi. Così che gli stessi sudditi, da antagonisti genetici del potere, diventano il suo corpo di guardia, cioè i pretoriani pronti a reprimere e potenzialmente sopprimere i propri simili non allineati. È così che si veleggia verso l'approdo ultimo di questa pantomima, che è ormai chiaro a tutti. Consiste nell'avvento della società panottica e cinesizzata del controllo totale, praticato attraverso dispositivi che saranno sempre più sofisticati di identificazione digitale, di sorveglianza bioinformatica dell'essere che fu umano. Consiste nella robotizzazione dell'uomo che si fa tutt'uno con la macchina. Il signor Schwab, con la sua agenda in mano, ci assicura che, testuale, le tecnologie della quarta rivoluzione industriale diventeranno parte di noi e che in effetti alcuni di noi sentono già che i nostri smartphone sono diventati un'estensione di noi stessi. I bambini devono imparare a essere fin da piccolissimi, oltre che cittadini globali, anche cittadini digitali, cioè di fatto dei terminali, dei cyborg, letteralmente transumani, integrati con la loro componente elettronica e comunicanti per emoticon. Ma la frontiera dell'artificializzazione si sta spostando sempre più indietro, perché è già tra di noi l'uomo artificiale. Il nuovo prodotto della bioingegneria, pubblicizzato sul mercato come un qualsiasi altro bene di consumo e trionfalmente sdoganato dietro la maschera della vita, facendo leva, come sempre, sulle parole magiche, il diritto universale alla genitorialità, l'amore, la non discriminazione, il bimbo in braccio. Il bambino del futuro, un futuro che è già presente, è quello sintetico, fabbricato secondo le procedure preconfezionate nella zootecnia e reso conforme ai connotati richiesti dalla committenza grazie all'editing genetico che tiene luogo di un vaccino preventivo, lo dicono gli stessi ideatori della tecnologia CRISPR, cioè del taglia e cuci del DNA. Davanti alle meraviglie della riprogenetica, generare esseri umani alla vecchia maniera, in effetti, presenta un rischio assurdo, perché non offre l'opportunità di selezionare e assemblare i vari pezzi dell'embrione nella fase preimpianto. Per questo la fabbrica della vita nella società del progresso deve passare nelle mani delle multinazionali del farmaco, sempre loro, che possiedono gli strumenti per eugeneticamente neutralizzare l'alea della natura e per faustianamente generare mostri a volontà. La Francia, che come sempre all'avanguardia, ha portato addirittura ad arrivo una legge che consentirà la ricerca senza limiti sulle cellule staminali embrionali umane. La creazione di gameti artificiali, embrioni chimerici e transgenici permetterà, cioè di fatto, la trasformazione dell'uomo in un organismo geneticamente modificato e anche l'attraversamento della barriera della specie. Tutto, come sempre, avviene al riparo della suggestione del progresso medico-scientifico e biotecnologico. Come osserva una nota genetista francese, c'è una comune matrice transumanista a legare da un lato la liberalizzazione degli esperimenti sul DNA degli embrioni e dall'altro i trattamenti genici di massa a mRNA. Insieme rappresentano un salto definitivo nel senso della alterazione genetica massiva e dell'avvento del transumanesimo diffuso. Sono i passaggi ultimi di un programma esplicito di dominio sul seme dell'uomo, ridotto al suo codice informatico, con un precipitato pratico alle identità digitali e ad algoritmi arcani saranno collegati servizi, diritti, funzioni, ma anche censure e sanzioni, senza più quello spazio interstiziale per l'esercizio della difesa che un tempo era un diritto, per una gestione dell'esistenza in totale trasparenza, ecco il panopticon. Il mito della trasparenza è servito anch'esso a nascondere l'incipiente autoritarismo. Nel lontano 1996 Bill Gates diceva: «Il gene è il software più sofisticato che ci sia», dimostrando di avere già ben presente la meta, un modesto programma di controllo del mondo attraverso l'informatica della vita, che implica la distruzione dell'uomo come imago dei e costituisce l'estremo esito cibernetico della hybris antica. L'etimo del termine cibernetica non per nulla è il controllo, cybernetes è il nocchiero, chi governa la nave. Ma alla fine di queste considerazioni,
Io vorrei tornare a quel Lewis che nel lontano 1943 identificava nel condizionamento l'obiettivo della nuova educazione. Nello stesso saggio che questo libretto piccolino, L'abolizione dell'uomo, con una chiara veggenza che non può non impressionare, Lewis scriveva: «La conquista della natura da parte dell'uomo, se i sogni di alcuni pianificatori scientifici dovessero realizzarsi, corrisponderebbe al dominio di poche centinaia di uomini su miliardi e miliardi di altri. Ogni nuovo potere raggiunto dall'uomo è anche un potere sull'uomo. Lo stadio finale giungerà quando l'uomo, attraverso l'eugenetica, il condizionamento prenatale e un'istruzione, una propaganda basate su una perfetta psicologia applicata, avrà raggiunto il pieno controllo su se stesso». E dice ancora: «La natura umana sarà l'ultima parte della natura ad arrendersi all'uomo. Avremo allora preso il filo della vita dalle mani di Cloto, e saremo quindi liberi di fare della nostra specie qualsiasi cosa vogliamo. Indubbiamente la battaglia sarà vinta», dice Lewis, «ma chi precisamente l'avrà vinta? Infatti il potere dell'uomo di fare di se stesso ciò che vuole significa, come abbiamo visto, il potere di alcuni uomini di fare ciò che vogliono di altri uomini. In tutte le epoche, indubbiamente, disciplina e istruzione hanno tentato di esercitare tale potere, ma i plasmatori di uomini della nuova epoca saranno armati dei poteri di uno Stato onnicompetente e di una irresistibile tecnica scientifica. Avremo, infine, una razza di condizionatori che potranno davvero modellare la posterità nelle forme che vogliono». Ecco allora delinearsi questa categoria che Lewis definisce dei condizionatori, riguardo ai quali dice: «Sono uomini che hanno sacrificato la loro parte di umanità tradizionale per dedicarsi al compito di decidere quale senso attribuire per il futuro alla parola umanità. Buono e cattivo, applicato ad essi, sono parole senza contenuto, perché è da loro che dovrà trarsi d'ora in poi il senso di queste parole». Dice Lewis: non è che essi siano cattivi uomini, no, non sono affatto uomini. Non sono affatto uomini, ma semplici artefatti. La conquista finale dell'uomo si è rivelata come l'abolizione dell'uomo. Ecco, io credo che occorra cogliere bene il delirio di onnipotenza che anima i burattinai che tengono tra le mani i fili della rappresentazione in cui tutti noi siamo calati e comprendere con quale grado e tipo di cinismo essi si muovano. È un cinismo che sta al confine con la perversione e che si misura perfettamente sulla minaccia che incombe sempre più da vicino sui più piccoli, nel tempo in cui il loro abuso, nel corpo e nello spirito, cerca di trovare una legittimazione sociale in vista di una conseguente legittimazione giuridica ormai in agguato. Non sono più uomini, perché hanno rinunciato a una parte fondamentale di umanità, hanno rinunciato alla pietas, alla tenerezza, allo spirito, alla ragione e alla parola. Questo spiega la loro indifferenza al male. Indifferenza che appartiene a una dimensione diversa dalla cattiveria e va oltre la cattiveria, sono letteralmente al di là del bene e del male. Un'ottantina d'anni è trascorsa dall'opera di Lewis, che risale, come abbiamo visto, al 1943. Nel mezzo, però, sulla faccia della Terra, sono passati i totalitarismi peggiori che l'uomo abbia mai sperimentato. Sono passati anche uomini che quei totalitarismi hanno vissuto, hanno combattuto e hanno vivisezionato, che ci hanno raccontato i meandri maligni dell'arcipelago Gulag e di altri luoghi mostruosi e ci hanno mostrato come chi voglia continuare a vivere senza menzogna e rimanere uomo possa riuscirci, aggrappandosi a quella scintilla interiore che è innata e che ha a che fare con un ordine che ci precede e che è capace di restare incorrotto anche dentro il caos che qualcuno chiama nuovo ordine, ma che è solo disordine mascherato. Agamben, in questo libretto, Quando la casa brucia, scrive: «Occorre chiedersi come abbiamo potuto continuare a vivere e pensare mentre tutto bruciava, che cosa restava in qualche modo integro nel centro del rogo o ai suoi margini. Come siamo riusciti a respirare tra le fiamme, che cosa abbiamo perduto, a quale relitto o a quale impostura ci siamo attaccati.
ed ora che non ci sono più fiamme, ma solo numeri, cifre e menzogne, siamo certamente più deboli e soli, sì, ma senza possibili compromessi, lucidi come mai prima d'ora. È uno scenario post-apocalittico quello che ci si squaderna oggi davanti, nel quale ci troviamo a vivere il trauma di una società divisa in un modo nuovo. È un trauma ancora tutto da elaborare, che ci chiede di fare appello a una riserva di risorse interiori forse insondata. E in un altro passaggio che a mio avviso è molto bello, Agamben dice ancora: accorgersi che la casa brucia non ti innalza al di sopra degli altri, al contrario, è con loro che dovrai scambiare un ultimo sguardo quando le fiamme si faranno più vicine. Che cosa potrai dire per giustificare la tua pretesa coscienza a questi uomini così inconsapevoli da sembrare quasi innocenti? È vero, si tratta di imparare a convivere con le macerie, perché siamo anche noi una di quelle macerie. Ci sarà bisogno di nuovi monaci che si troveranno tra le mani frammenti di qualcosa di più grande e di più bello, per ricostruire il quale serviranno la pazienza e l'umiltà di attingere ancora a quell'accumulo di sapienza, di esperienza, di virilità e di sofferenza anche, che sostanzia il patrimonio immenso di un'immensa civiltà. Una civiltà che in un modo o nell'altro dovremo pur tramandare ai nostri figli a partire dalla nostra bella lingua e dalle sue parole sorgive. È vero anche però che è accaduto qualcosa di inedito con questo cataclisma, qualcosa che volenti o nolenti ci fa risalire alla radice dell'essere uomini, qualcosa che viene prima di qualsiasi appartenenza politica, sociale, culturale, religiosa, perché tocca l'essenziale. Questo cataclisma ha permesso a molti di percepire in sé e di sentir risuonare in altri casuali compagni di viaggio le frequenze di un nucleo intimo e profondo di umanità e di verità che è uscito ripulito da un tratto delle tante incrostazioni che lo ricoprivano, incrostazioni fatte di parole false e di allucinazioni vere. Forse ha a che fare con quello che gli antichi chiamavano logos, forse ha a che fare con l'anima. Fatto sta che chi lo ha acchiappato, questo tesoro, non è più disposto a mollarlo. E qui, secondo me, si annida il germe della speranza, che oggi cammina soprattutto sulle gambe dei nostri giovani più liberi e coraggiosi. L'immensa sproporzione delle forze in campo e il prezzo che ci sarà da pagare non deve farci perdere di vista la forza intrinseca e invincibile delle ragioni del dissenso, che sono come mai prima d'ora ragioni ultime e definitive, perché riguardano il cuore dell'esistenza individuale e collettiva e il suo significato più profondo. E alla fine, quanti si ritrovino a vivere questo tempo, caricandosi sulle spalle la fatica immane di essere schierati in partibus infidelium, per onorare innanzitutto la propria coscienza, rischiano davvero di recuperare, io credo, non solo e non tanto la forza per sopravvivere, quanto il vero senso del vivere, del convivere e del compatire, e con essi la vera libertà.